Sono le ore delle banche centrali. Fed e BCE alzeranno il costo del denaro, ma i mercati dove andranno? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Per quanto riguarda il petrolio, ti dicevo, siamo rientrati nel range larghissimo tra 70 e 82,50. Abbiamo visto, nonostante il taglio dell'OPEC, c'è stato un falso segnale di rottura di questa resistenza 82,50, che però di fatto non è stata mai violata, è stata violata in intraday. Siamo rientrati. Io oggi avevo inserito una strategia long, ma non ho fatto in tempo a modificare i livelli di ingresso, ma la posso lasciare anche così. Stamattina si viaggiava in area 75, no? Quindi volevo entrare a 75,36 long, perché penso che comunque arriverà un taglio dell'OPEC, non c'è dubbio, cioè non ho dubbi che l'OPEC, quando il prezzo si avvicinerà a 70, farà un altro bel taglio di produzione che lo riporterà in range, sulla parte alta del range, con un take profit a 77,48 e uno stop a 73,96. Vediamo se entrerà nei prossimi giorni. Chiaramente ribadisco che stiamo entrando in recessione, ormai lo sanno tutti, che siamo in stagflazione, lo sanno tutti, ma c'è sempre l'unico motivo per cui il petrolio regge è perché è troppo importante a livello mondiale, a livello geopolitico, perché sappiamo, insomma, tutti quanti paesi dipendono dal petrolio, quante aziende emittenti di obbligazioni siano coinvolte nel petrolio, per cui non si può far scendere più di tanto il petrolio, perché il mercato finanziario intero si accartoccerebbe. Per cui mi aspetto a breve un altro taglio di produzione da parte dell'OPEC Plus, che è l'unico motivo, ribadisco, che sostiene il prezzo di questa variabile. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17:30 ad House of Trading.